Ed è emblematico che in un paese che sperpera denaro pubblico nel buco nero dei cantieri, chi svolge ricerca indipendente sulle nanopatologie da polveri microsottili, come Stefano Montanari e sua moglie Antonietta Gatti, è costretto a una colletta per cercare di acquistare un microscopio necessario per queste analisi di alta rilevanza sociale. Qualsiasi combustione provoca la creazione, la formazione meglio, di micro e nanoparticelle. Che cosa sono? Cosa vuol dire micro e nanoparticelle? Vuol dire degli oggettini piccolissimi che, se sono micro, sono dell'ordine di grandezza del milionesimo di metro, se sono nano del miliardesimo di metro. Più piccole sono le particelle, più queste particelle sono patogeniche. Che cosa vuol dire patogeniche? Patogeniche vuol dire che possono generare delle malattie. Più moderna è la tecnologia che io uso, più alta è la temperatura di esercizio, più piccole sono le particelle che io ottengo. Il che significa che la best available technology, la BAT, la migliore tecnologia disponibile, è quella che mi produce le particelle più piccole, che abbiamo detto essere le più patogeniche. Che cosa fanno queste particelle? Vengono espulse dall'inceneritore, in questo caso, ma da tutti i processi ad alta temperatura, e rimangono sospese nell'aria, cascando più o meno rapidamente a seconda di quanto sono grosse. Le PM10, che vengono normalmente chiamate polveri fini, per noi tecnici non sono affatto polveri fini, ma si chiamano polveri grossolane, e sono quelle che cascano per prime, però rimangono sospese nell'aria per giorni, diversi giorni. Più piccola è la particella, più a lungo rimane sospesa. Vengono trasportate dal vento, ricadono a terra con la pioggia o con la gravità stessa alla lunga, poi il vento le risolleva, ritornano in circolo, ricadono, si risollevano, cascano sui cavoli. Cavoli non si possono lavare perché sono molto rugosi, non si possono lavare da queste particelle, e noi mangiamo i cavoli. Anche gli animali mangiano l'erba su cui si posano queste particelle. Ma la maggior parte di queste particelle noi le inaliamo, le respiriamo. Cosa succede? Succede che queste particelle, più sono piccole, più vanno in profondità nei nostri bronchi, nei nostri polmoni, e finiscono negli alveoli, cioè nella parte più intima, più profonda del polmone. Da qui passano direttamente nel sangue. C'è uno studio fatto dall'Università di Lovanio, pubblicato nel 2002, che si rifaceva degli studi nostri, in cui si dimostra che queste particelle passano dall'alveolo al sangue entro un minuto, e da qui vengono sequestrate praticamente da tutti gli organi, perché il sangue va a caso, noi non possiamo dirigere il sangue da qualche parte. Queste particelle vengono sequestrate, per esempio, dal fegato. Io vi sto parlando di casi che io vedo tutti i giorni, non vi sto parlando di qualcosa che ho letto su qualche libro. Vengono prese dal fegato, filtrate dal fegato. Il fegato si comporta come un qualsiasi filtro. Queste particelle, dentro al fegato, sono viste come dei corpi estranei. Allora il nostro organismo cerca di eliminarli. E che cosa fa? Cerca di degradarle, ma purtroppo queste particelle non sono biodegradabili, cioè per le nostre dimensioni umane sono eterne. Allora l'organismo cerca di isolarle, e le isola in effetti, e fa quello che si chiama un granuloma, cioè mette un tessuto intorno, un isolante, che però è un tessuto infiammatorio, è un'infiammazione. È un'infiammazione che però dura per sempre, e una infiammazione cronica può diventare un tumore, un cancro. Quindi queste particelle possono essere cancerogene. Noi abbiamo parecchie centinaia di casi nel nostro laboratorio di patologie che vi ho descritto adesso. Ma non soltanto, non parliamo soltanto di cancri, parliamo anche di turbe mentali. Per esempio, ci sono dei pazienti nostri che vengono fatti passare per matti, in realtà hanno queste particelle nel cervello. La sindrome del Golfo, la sindrome dei Balcani, noi ci occupiamo molto di militari, sono tutte patologie
da alte temperature, scoppio delle bombe, famoso uranio impoverito, eccetera. Bene, queste particelle finiscono anche nel cervello. E allora lo psichiatra dice, per forza sei matto, sei tornato dalla guerra e sei rimasto scioccato. In realtà il loro cervello è pieno di queste particelle. Io ho avuto un caso anche oggi pomeriggio di questo genere. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che fra le tante maniere per liberarci dei rifiuti, la più folle è quella dell'inceneritore, perché noi abbiamo preso dell'immondizia brutta, schifosa, sgradevole, l'abbiamo fatta sparire dai nostri occhi e l'abbiamo trasformata in cosettine piccine, 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 che se prima puzzavano, dopo ci possono uccidere.